Ricorderete un paio di giorni fa la notizia della ingente vincita allo Slot Village di Capannori, una signora che si è portata a casa 40.000 euro, una bella storia a lieto fine. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Il gioco d'azzardo sta diventando una vera emergenza sociale. Sono sempre di più le persone che dilapidano tutti i propri averi alle slot machine, al poker online o al lotto. Il professor Pietrini, direttore dell'unità operativa universitaria di analisi chimico-cliniche e specialistiche dell'Università di Pisa, è studioso dei meccanismi cerebrali che regolano emozione e comportamento e che realizzò alla fine degli anni 90 il primo esperimento di risonanza magnetica funzionale per capire cosa accade nel cervello di soggetti competitivi mentre vincevano o perdevano in un gioco di abilità, avverte che la ludopatia, come viene oggi chiamata la patologia da gioco d'azzardo, è in costante crescita. Si calcola che dei 15 milioni di italiani che giocano abitualmente, circa il 20% sia a rischio di diventare dipendente. Ci sono persone che sono arrivate ad indebitarsi per cifre decine di volte superiori al loro reddito, aggiunge Pietrini, il che dimostra la loro incapacità a controllare con la ragione un impulso irresistibile. È per questo che avvertenze come gioca il giusto, messe in piedi dalla martellante pubblicità che invita a giocare, hanno poco significato. Sarebbe, aggiunge Pietrini, come invitare un alcolista a bere il giusto. Il problema è la grande facilità anche per i giovani di avere accesso al mondo delle scommesse, cosa che, conclude il professor Pietrini, andrebbe controllata più rigorosamente.